calcio d'inizio di Italia-Galles, l'ironia e l'entusiasmo dei nostri ascoltatori al 335-699-2949. Io so ridere il messaggio di Gianluigi, una sorta di accostamento tra il radiocronista della Nazionale e il governatore della Banca d'Italia. Noi abbiamo i radiocronisti che sono Riffici e Fortuna, poi se ti ricordi cosa pensano di questo paragone, schierati in parte invece di chi è stato con il principio detto nel tempo di fuso e un forza che spesso è carattere di noi.
Un saluto a tutti, io sono Fabrizio alias Da Blu e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento. Oggi andremo a tentare di unire i campi 14, 15 e 16 e poi vedremo un pochettino quello che poi ci verrà in mente man mano. Al momento inizieremo ad unire questi tre campi. Detto questo, andiamo subito al nostro Felbus 08 ha appena blindato con 2 bits. Grazie mille, CIR 2. Grazie Felbus, buonasera e ben ritrovato. Andiamo al parco macchine e andiamo a recuperare il nostro bel trattore grosso grosso, che ci darà una mano a preparare la parte, questa qui, dei bordi, e cominceremo a sistemare il tutto. Ferbus, stamattina non ero presente qua, mi devi scusare se non hai ricevuto risposta, ma non c'ero. Se puoi anticiparmi eventualmente di cosa si tratta, così magari poi vedrò come poterti aiutare. Grazie per i bitterini. Sì, ho trovato anche io un po' di problemi sulla mappa Italia. Infatti l'ho un po' messa da parte. E poi appena uscirà un'altra versione, poi vedrò come potermi muovere. Ma hai fatto la difficoltà, quella nuovo fattore, una cosa del genere. Perché non so se hanno previsto qualcosa all'interno dei silos. La facile. Sì, ma quando è scelto solitamente da 3 opzioni, quella là intermedia centro che ti dà, diciamo, già il parco mezzi e tutto quanto. Hai provato a vedere se quella lì intermedia ti dà qualcosa nei silos? Perché non saprei sinceramente. Nuovo agricoltore, quindi dovrebbe essere quello lì che ti dà i mezzi, se non ricordo male, i mezzi, e ti lascia 100.000 euro di risorse di denaro. Mi dai conferma? Perché ok. Non saprei sinceramente, anche perché l'ultima volta che l'ho aperta non ho prestato attenzione al contenuto dei silos. Sono andato direttamente a trebbiare il campo, quindi non saprei dirti.
Proprio non saprei. Dovrei dare un'occhiata per vedere qualcosa, ma non saprei. Solitamente però, effettivamente, solitamente lasciano qualcosa nei silos. È da vedere, perché al momento non ricordo bene. Devo provare a riaprire la mappa, però se non hai trovato nulla, probabilmente non l'hanno previsto, non saprei. Hai già poi trovato il macchinario per preparare i pasti per maialozzi e le mucche? L'ultima volta abbiamo visto che quel macchinario pare che non funzionava, quello del Modab. Vediamo un po' se riusciamo a... perfetto, salviamo. Direi che è andato. E cominciamo. Ottimo questo mezzo Fairbus. 100.000 euro mi è costato ed ha la bellezza di 500 cavallucci. 500 cavallucci e sono un bel po'. Ottimo mezzo. Va che è una bellezza. Meteo 5-basso-basso ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Oh, carissimo Matthew, benvenuto e grazie per il follow. Welcome to the channel and welcome to the stream. Benvenuto. Adesso devo unire i due campi e dovrei recuperare un bel po' di raccolto, considerando le strisce queste qui, si va a recuperare un bel po' di spazio.
si va ad eliminare questo e questo. Tre campi in uno. One big field with three so little field, small field. Vamos a bailar esta vida nueva. Gigi. Matthew, di dove sei? In italiano? From where are you from, Matthew? Matthew. Matthew 5. You are number one. Self control. So good. Direi che si sta comportando abbastanza bene. 500 cavalli sono un bel po'. Un trattore, un signor trattore da 500 cavalli, 500 horsepower. Mm-hmm.
Non male. Ora poi tocca anche usare la calce viva. We have to use the lime before let the game know that the three fields now are just one big field. It's one big field. Lasciare così qua. Allora, vediamo un po'. Ah, mi sto dimenticando un passaggio. La calce viva. Eccolo qua. Allora, dovrei aver lasciato all'interno del silos, dovrei aver lasciato del fertilizzante
e fertilizzante solido e calce viva. Vediamo un po' se i campi hanno bisogno di, quasi sicuramente hanno bisogno, i punti in cui ho dove ho eliminato le strisce di terra. Lime in this area. Where I moved the terrain. Here and here. Dove ho rimosso il terreno per far sì che il gioco vada a riconoscere i tre terreni in uno. Ho bisogno di spargere la calce viva su quella superficie, in quanto l'aratura già è stata fatta. Andiamo un po'. Perfetto. Lime. This is a multifruit. Silos. Decrease. Allora, io direi di coltivare avena, perché ho l'intenzione di acquistare la stalla con l'allevamento dei cavalli, e quindi mi occorre fare una piccola scorta di avena. This line, this part of the field has been I used the lime, so now I have to lime this area as well. Then I can use a cedar or something like that. Quindi una volta che ho passato la calce viva sull'area in cui ho passato la calce viva e arata, la cosa importante è che quell'area lì deve essere arata. Io ho usato l'aratro ovviamente per eliminare le strisce di terreno, quindi diciamo che in teoria dovrei aver fatto le cose correttamente. Al momento potrebbe non riconoscermi l'area, però noi andremo a verificare se
il campo riconosce la rigatura. Ok, vediamo un po'. Sì, è fertilizzato. Ok, allora, arrivato a questo punto, io direi di vendere il serbatoio per il diserbante e prendere un macchinario più grande. Rieccoci. Mm-hmm.
Ferbus 08 ha appena blindato con 2 bits. Grazie mille, CIR 2. Qui Ferbus, dottor Ferbus, grazie mille. Alla salute. Approfitto. Grazie mille. Allora, qui ho unito i tre campi. Il 16, 14 e 15. Per far sì che il sistema poi vada a riconoscere i tre campi in uno, occorre in primis usare l'aratro per creare un campo. E poi va utilizzata la calceviva su quei punti. E solo in questo modo il gioco riconosce sulla mappa il campo unito. Ovviamente questa seminatrice ha il fertilizzatore incorporato, per cui nelle zone dove io ho asportato le chiazze di erba, dove non erano fertilizzate al 100%, la mancanza verrà compensata appunto dal macchinario, mentre effettua la semina. Ed è quest'area qui scura, dove qui, in questo verso qui, qui e così, c'era la striscia di erba. Era il passaggio come questo qui. Patrizia. Patrizia. E porto 3 round. Andiamo avanti. The show must go. Empty spaces. Where are we leaving for? Turn to the places. Show must go on. Pum 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 pum. Show must go on. Dobbiamo prendere. I have to buy horses. Dopo cercherò di acquistare una stalla per i cavalli. E poi nel prossimo appuntamento
inizieremo ad allevare i nostri amici cavallozzi. I cavallucci. A horse with no name. Lei con quegli occhi mi spoglia, spogliatoio. Mosquitos. Le zanzare. Rivedere un po' i mezzi a disposizione, mezzi ad attrezzatura. Forse più che attrezzatura sono i mezzi, più che mezzi è l'attrezzatura che bisogna un po' cambiare qualcosina. It's too late to apologize. It's too late. Dopo devo rifare un po' i punti non seminati in maniera corretta. Mm-hmm.
too late to apologize. It's too late. I semi ce ne sono, ne abbiamo. Musica di gran classe. Qui su Dub Logistica. Thank you.
Tutti frutti. Allora. Tutti frutti. Allora. Wappa blu ma lamba bungana che. Goppo vaporetto senza fobie. C'è niente a mai schiappa passava a squadra. Ci siamo portati all'ovio casa di él. Mamma ci ha fatto e se si ci riferì il uomo che da mano. O abbiamo lo ha chiappato a pasca. Se vi potuto vinne mo se senta male. Se può fare. Se può fare caprette. E mo sta pugnando tutto vaporetto uomo che da mano. Uomo che da mano. Tutti frutti, all room, tutti frutti. Wappa blu ma lambembo. My utmost respect. Il mio massimo rispetto per gli ASMR, per gli streamer ASMR. My utmost respect. Dico.
We are. You're gonna make a star. Italiano Farmer 87. Italiano Farmer 87 ha appena iniziato a seguire il canale. Grazie per il follow. Grazie per il follow e benvenuto nel canale. E benvenuto nella live. Eccoci qua. Allora, in pratica qui ho unito i campi 14, 15 e 16 della DLC Alpine. Ho eliminato i passaggi che c'erano tra un terreno e l'altro, cercando di recuperare un po' di raccolto. Qual è la tua mappa preferita? Italiano Farmer. Ah, ottimo. Hai anche tu la DLC Alpine. Quella è una delle mappe che vorrei provare. Ho provato anche la Ischia Farm. Qualcosa di incredibile, ma molto molto complessa. Fatta veramente in maniera meravigliosa. Il fatto di poter coltivare le viti, anche le piante di amarene, qualcosa di molto bello. È una di quelle mappe, devo vederla un po', questa Baltic Sea. Ho visto che se nel mod hub, se non ricordo male, non è nemmeno molto grande. Era una specie di isola, se non ricordo male. Io in questo momento sto utilizzando una mod, questa qui del trattore, che è questa qui. Allora, trattori grandi. Dov'è? Ecco qua. 100.000 euro entrambi i trattori, 510 cavalli, insomma. Hanno un ottimo rapporto prezzo potenza. Io quasi quasi qui carico anche un po' la seminatrice, direi. Ecco qua, semi. Sono semi che ho prodotto io con il macchinario che dopo ti farò vedere. Con il Luminol praticamente ti crea dei semi di qualità superiore. Infatti solitamente crescono le erbacce, crescono molto più rapidamente con questi semi qui rispetto a quelli lì standard. E come vedi, ho recuperato queste strisce, questa specie di T,
prima era un'area di passaggio, però io poi con le trebbie farò sempre il passaggio a centro e poi mi metterò a trebbiare normalmente, almeno mi creo un passaggio se devo andare a vendere il raccolto piuttosto che andarla a portare al silos, quindi andrò a creare un varco per potermi muovere. Perché immagino che in quest'area qui, insomma, verrà un bel po' di raccolto in più. È una mod questa qui del trattore che l'ha presentata un altro streamer, Nick. E ho notato questo trattore e lo sono andato a prendere a provare. Un po' di blues. Vamos a bailar. Molto bella questa DLC. Non vedo l'ora che esca Farming 22 per poter vedere un po' cosa ci porta. Infatti di novità, cosa ci porta? Cerchiamo di raddrizzare la linea. Ok,
perfetto. Un po' troppo raddrizzato adesso. Va bene così. Pim 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 pim. Abbiamo quasi. Rhythm and Blues. Cerchiamo di fare un lavoro un po' più preciso. Thank you.
Allora, vediamo un attimo. Beh, siamo quasi. Allora, quanto pagano? Mulino di Grammar Fest, bro. Dopo vediamo un attimino di vendere qualcosina per poter acquistare un nuovo macchinario. Ah, il latte. Vado a vendere il latte. I have to sell milk. Some milk to sell. Il latte dovrebbero pagarlo bene. Insomma, sto consumando un bel po' di semi. Dopo devo ripassare alcuni punti sui quali non sono riuscito a seminare correttamente.
restano almeno un paio di punti da seminare in maniera corretta. Allora, ok, un baffetto qua e una bella striscetta lunga là. Eccola lì. Anche qui. Ma sono più di una striscia. Ecco. Ok. Questa, questa ancora. E ho lasciato diversi baffetti non coltivati correttamente. Un altro pezzetto, mamma mia, quanti ne ho lasciati. Questa dovrebbe essere, eh sì, questa è la striscia lunga, ma me ne è rimasta ancora un po' là. Allora, l'ultimo pezzo e poi andiamo a vendere il latte.
due strisce da sistemare e poi ok. Allora io direi di andare a vendere intanto il trattore con la... Allora andiamo a vendere il trattore. Dovrei recuperare qualche soldino in più portando il trattore al concessionario e vendendolo lì piuttosto che vendendolo dal menu. Dovrei recuperare un bel po', un qualcosino. Io direi di salvare e andare avanti. Allora, piccolo sorsettino. Dico. Respect. Thank you.
andiamo a fare il rabocco al nostro impianto di produzione di biodiesel. Accendiamo i lampeggianti, come si accendono, ok, freccia a destra. Ok, ho fatto il pieno, mi ero distratto un attimo. Andiamo a riparare il mezzo e poi iniziamo a lavorare il campo. Mamma mia. Mettiamo temporaneamente qui. Allora, adesso andiamo a disturbare il campo, vendiamo il latte, vendiamo tutto il latte che abbiamo, ma lì, beh, se manca una striscetta non fa niente. Mandiamo un po' l'avanzamento veloce, facciamo crescere un po' di erbaccio. Ecco qua,
Andiamo a vendere tutto il latte. Ecco, come vi ho detto prima, i semi di cui vi ho parlato io viene fatto con un trattamento chimico e, come avete potuto vedere, già sono sbucate le piante. Super seeders, I will show you then how I can I will create or how I can make some super seed. È già tutto un campo. Il doppio della larghezza dell'altro dell'altra irroratrice. Diciamo che risparmiamo un po' di tempo quando dobbiamo andare a diserbare e, insomma, a fare i trattamenti su terreni che sono così grossi. Olé.
giorno di festa. Era un giorno di siesta. Perfetto. Allora, vediamo un po' le erbacce dove sono. Ecco qua, vediamo un po'. Sì. Go, Johnny, go, Johnny, be go, back to the future. Direi che l'ultima volta l'ho fatto, come si dice, dalle mie parti una zozza, una schifezza. Avevo anche un mezzo più piccolo, avevo il trattore con l'irrolatrice. Adesso, teoricamente, ok, qui, teoricamente, vorrei fare un po' meglio il lavoro. Ci sono anche le mosche nel gioco. Moschitos. Le zanzare.
Tesla. Oh, finalmente un unico bel campo vasto. Credevo di fare peggio invece, però molto meglio rispetto all'ultima volta. L'ultima volta in cui ho utilizzato il trattoriello ed l'irroratrice, beh, ho fatto veramente un lavoro, una zuzza. Insomma, non proprio fatto correttamente. Porto 3 round. Ho 3 round a piace. I drive the 3 wheels. Piaggio 3 wheels.
Dopo vi serbate, poi andremo a vendere tutto il latte che abbiamo al momento munto dalle mucche. After I deserve it here, I will sell all milk that I have. Store it in the farm. Milk. Casarai. Casificio. Ancora un altro pezzettino, poi abbiamo preparato il campo. Sei rimasta dentro me, nel profondo delle idee, come pezzo di una vita che non c'è, come un ago nelle vene, una splendida bugia, la ferita che oramai non va più via e non guarisce mai, e non mi passa mai. Yeah. Stavo per prenderla molto più larga la curva.
Lisa Lisetta, quando ti vedo sento il cuore battere in fretta in fretta. What is love? What is love? Un po' a chiazzero, direi che è accettabile. Vabbè, andiamo a vendere il latte. Rabocchiamo. Andiamo a vendere il latte. Adesso. Ah, vogliamo prima. Nel frattempo che carico il camioncino. Controlliamo un po' se hanno bisogno di qualcosa. Allora, vediamo un po'. Allora, pulizia, acqua. Ok, direi che può andare bene così. Vendiamo tutto. Casa vai, giusto? Casa.
2 e 4, perfetto. Il caseificio si trova nei pressi del concessionario, è qua vicino. Chiudiamo i portelli. Sono andato bello lungo. Andiamo subito a vendere il latte. Fatti mandare dalla mamma a vendere il latte. Adesso dobbiamo girare qui. Vediamo un po' quanto riusciamo a recuperare. Circa 40.000 euro. Ottimo ragazzi. 47.000 euro. Abbiamo quasi recuperato le spese del nuovo mezzo. Ultimi 4.000 litri. Euro, quasi 9.000 euro e abbiamo recuperato un bel po' di soldi da investire la prossima volta. Adesso mettiamo il mezzo a posto. Attenti! Mezzo a posto, mezzo attenti! Mezzo a riposo. Vatta cucca, vai a dormire. Perfetto. Ritorniamo qui. Allora, lì cosa dovevo fare? Allora, caserai, abbiamo detto che abbiamo già. Perfetto. No, va bene. Allora,
qui è tutto carico. Perfetto. Allora, quindi nel prossimo episodio andremo a raccogliere la vena. Ovviamente la solita pulizia attorno al campo, questa volta al grande campo. E poi vedremo un po' se riusciremo ad acquistare eventualmente il maneggio per i cavalli. E con questo è tutto. Io sono Fabrizio di Dub Logistica, vi ringrazio come sempre di aver guardato questo video, essere passato in live nel mio canale Twitch. Per chi guarda questo video, nel link in descrizione troverà tutte le informazioni della mappa, le mod che ho utilizzato e un link dove poter comprare i giochi scontati. Per il momento è tutto, io come sempre vi ringrazio e vi ricordo che il video sarà disponibile, quello lì di farming, il martedì. Grazie ancora per avermi seguito, mi raccomando, condividete il video per voi che guardate da YouTube, un bel like, lasciate nei commenti, lasciate un commento per eventuali suggerimenti o altro, e niente, grazie per avermi seguito e state buono, ciao!